Benvenuti amici, io sono Trizio e oggi siamo qui in questo nuovo video un po' particolare, perché vi direte: cosa vedo da schermata? Omegle e Subscribe to Funky Taco. Ecco, stavo pensando, ma perché non promuovere il canale o cercare di promuovere il canale, di ampliarlo tramite propaganda ma in maniera virtuale? E mi sono detto, cosa c'è di meglio di Omegle? Esatto, quindi adesso noi cercheremo di far iscrivere qualcuno al Funky Taco. Utilizzerò un foglio di carta con su scritto Subscribe to Funky Taco e imposterò con il telefono il traduttore giusto per far sentire appunto la voce iscriviti a Funky Taco. Esatto, così. E speriamo che qualcuno faccia qualcosa, si iscriva, dica qualcosa. Io starò zitto, continuerò a dire iscriviti al Funky Taco, quindi continuerò a schiacciare. Sembra una cosa stupida, ma mi diverte e sicuramente divertirà anche voi. Adesso vabbè, voi non vedete la mia faccia, ma tra poco la vedrete, quindi mi basta andare su Omegle. Perciò schiacciamo Talk to Strangers. Ah, piccola informazione, io ho messo italiano, quindi in teoria dovrei andare in una chat solo di italiani. Perciò metterò iscriviti al Funky Taco. Magari nel corso del video poi deciderò di cambiare aree geografiche, quindi metterò magari tutto il mondo. Comunque adesso partiamo con italiano e che Dio ce la mandi buona. Sono curioso. Tutto a posto. Che c'è scritto? Iscriviti a Funky Taco. 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 No. No. Iscriviti a Funky Taco. Quanti iscritti hai? Se mi dici quanti iscritti hai, mi vado a iscrivere. 5? 500? E cosa porti? Call of Duty, Mortal Kombat, Call of Duty, GTA. Ma perché non parli? Aspetta, ma ti ho già visto da qualche parte? Ti conosco. Com'è che ti chiami? Aspetta, aspetta che vado a vedere su YouTube, rimani qua. No dai, ti parlerò perché sei un bravo ragazzo, sei l'unico che si è fermato perché sto facendo un video ed è stupido. Quindi sto cercando anche di racimolare un po' di gente a caso, giusto perché è un esperimento, volevo provarlo. Sì, comunque portiamo un po' di tutto, un po'... anche anime, manga, queste cose qua, principalmente queste cose qua. Poi ogni tanto capita qualche gameplay stupido e basta. Se ti va, noi ci siamo. Se ti può far piacere. Ok. Ciao. Ciao. Iscriviti a Funky Taco. Ma sei vivo? Sì. No, niente. Buonasera. Iscriviti a Funky Taco. Iscriviti a Funky Taco. No. Iscriviti a Funky Taco. No. Iscriviti a Funky Taco. No. Subscribe to Funky Taco. Subscribe to Funky Taco. Dillo in italiano, che io ti
Vitto. Iscriviti a Funky Daco. Ok. Iscriviti a Funky Daco. Hai rotto il cazzo. Dove mi porti a fare le iscriviti vacanze? A Funky Daco. Cosa? Iscriviti a Funky Daco. Ok. Ragazzi, mi sto divertendo perché ognuno ha delle cose diverse. Io sto zitto, però quando non so, quando devo parlare parlerò. Però per ora solo uno si è meritato di sentire la mia voce. No, Fra, mi dispiace. No. Iscriviti a Funky Daco. Faccio. Questo? Iscriviti a Funky Daco. Iscriviti a Funky Daco. Potrei vomitare. Iscriviti a Funky Daco. Iscriviti a Funky Daco. Iscriviti a Funky Daco. Ok signore, fino adesso mi ha fatto ridere, i maschi ovviamente sempre al top secondo me, e mentre le femmine niente, si fanno una risata e è finita lì, però apprezzo lo stesso. Comunque, andiamo avanti e andiamo avanti. Iscriviti a Funky Daco. Ma te cazzo sei nene? Buongiorno. Ciao. Iscriviti a Funky Daco. Ma iscriviti con... Vabbè dai, brutto mongolo. Quanti iscritti hai? Lasci famoso in realtà, secondo me. 5. 500. A 500. 500. Aspetta, 500. Zero, vero? Ti fai vedere in faccia? Zorro. Ma un legge, ma chi è? Ma chi è? Iscriviti a Funky Daco. Ok, sto dicendo, se mi risolvi questo problema mi scrivo. Ok? Però devi parlare. Vabbè, allora scrivo un chat. Praticamente c'era questo barbone che passava sotto casa mia. Mi sembra si chiamasse Gesù. Che mi chiede di affacciarsi nel terrazzo. Ad un certo punto io lo spingo a questo qua, ma che devo fare? Iscriviti a Funky Daco. Iscriviti a Funky Mamma Puttana, il tuo cane. Zorro l'ha scopata, usando fra. Iscriviti a Funky Daco. Iscriviti a Funky Daco. Non più in bocca, sì.
Però per il cappello di Ace quasi quasi. Vediamo, dai. Facciamo testo croce. Testo croce. Testo. Croce. I'm sorry. Iscriviti a Funky Daco. Ma che cazzo? Sì. Sicuro. Ma dove? Su Instagram o WhatsApp? Cioè, nel senso, dove? YouTube. Ok. Funky Daco. Ok. Ciao. Iscriviti a Funky Daco. Iscriviti a Funky Daco. No, non lo sappiamo, ciao. Addio. Iscriviti a Funky Daco. Iscriviti a Funky Daco. Iscriviti a Funky Daco. Iscriviti a Funky Daco. Hai tutto fatto. Iscriviti a Funky Daco. Cosa vuoi? Iscriviti a Funky Daco. Iscriviti a Funky Daco. Iscriviti a Funky Daco. Iscriviti a Funky Daco. Ma che sei Zorro? Ciao. Iscriviti a Funky Daco. Sono capitano Uncino. Iscriviti a Funky Daco. Cosa hai detto? Iscriviti a Funky Daco. Ok, lo faremo. Aspetta, sto guardando Mortal Kombat, è bello, Sì, pollicione. Ok. Pollice da più non posso. Scriviamo, veramente. Sì, bravo, parla però la prossima volta. Iscriviti a Funky Daco. Iscriviti a Funky Daco. Su YouTube. Ha fatto un pisello. Prima abbiamo trovato un cazzo grosso così. Ma fatto! Ma che cazzo di canale è? Oh, grazie al cazzo. Oh. Fa NBA. Quanti iscritti ha? Devi stare ancora. Sono 80. Devi stare ancora un po' su 5-10. No, mi sono appena iscritto. Ah, allora mi iscrivo anche. Ma come cazzo? Ah, mi metto per le. Bene, allora se non parli noi ci andiamo. Comunque 500. Cosa ho detto? Ho capito 100. No. Allora sono sordo, scusa. Signori, direi che come prima mash può bastare. Adesso facciamo quelli un po' più acculturati e andiamo oltre Italia, quindi nel resto del mondo. Sono curioso perché secondo me troverò roba che farà ancora più ridere. Comunque, vediamo. Subscribe to Funky Taco. Subscribe to Funky Taco.
proviamo a mettere, visto che adesso non mi dà più la possibilità di cambiare, proviamo a mettere tipo anime e manga, tanto per, vediamo cosa salta fuori. Subscribe to Funky Taco. Subscribe to Funky Taco. On what? Subscribe to Funky Taco. Hold on, let me get my laptop again. Signori, ho visto che ho molti più riscontri nella versione italiana rispetto a quella mondiale e quindi niente, direi che se farò un altro video simile, e penso proprio che lo farò, imposterò sempre lingua italiana. Quindi spero che il video vi sia piaciuto, è un qualcosa di un po' diverso rispetto al solito, ma voglio vedere appunto se vi interessa e cosa ne pensate. Quindi ragazzi, statemi bene e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!